candidato sindaco. Allora, sono Giuseppe Muscolino, ho 30 anni, lavoro in una struttura sanitaria, ho avuto una piccola esperienza politica 8 anni fa e da lì è nata la passione e l'interesse per la vita amministrativa del Comune di Sauga. Come nasce la sua candidatura? La mia candidatura nasce dalla volontà che mi è stata manifestata da molti concittadini di avere un cambiamento costruttivo. Infatti ho formato una squadra di cittadini savocesi capaci che vivono il territorio, conoscono il territorio e conoscono le criticità del nostro territorio, persone che sono liberi da vincoli di partito, che oggi hanno a cuore le sorti di Sauga. Ha parlato della sua squadra, quindi la domanda successiva è proprio questa: con quale criterio, oltre a quello che ha già annunciato, con quale criterio lei ha scelto i componenti singolarmente della sua squadra? Allora, intanto la squadra appunto mi sono concentrato sulla territorialità, infatti abbiamo candidati su tutto il territorio comunale, ognuno con le proprie competenze che possono apportare un contributo tangibile al nostro paese. Signor Muscolino, cosa propone di fare per Sauga e i suoi concittadini durante il suo mandato? Allora, intanto la cosa più importante, basilare dell'economia savocese, perché ha indirizzo turistico, è puntare sul turismo, perché il turismo secondo me oggi deve essere incentivato. E come? Incentivato con un ufficio turistico funzionante, servizi di collegamento, perché l'accesso al borgo deve essere facilitato, e l'apertura appunto dei monumenti che oggi appunto alle volte rimangono chiusi anche nel periodo della stagione estiva, e creando anche un calendario degli eventi che da qualche anno manca a Sauga. Cosa si propone di realizzare nei suoi primi 100 giorni a Sauga? Allora, innanzitutto appunto sulla messa in sicurezza del territorio e sul decoro urbano. Come? Ci sono strade provinciali e strade comunali che oggi sono del tutto dissestate, addirittura mancano anche le protezioni laterali come guardrail, mancano anche le strisce pedonali sul territorio. Poi abbiamo riscontrato, perché io ho fatto un programma basato sul confronto che ho avuto in questi mesi, in questo anno, con i cittadini, ci sono anche le situazioni di emergenza di come possono essere, nel centro storico ci sono diversi smottamenti. Allora qui noi dobbiamo essere concreti, pratici. Ci sono dei smottamenti, ok, interviene il comune, sono territori privati, convochiamo questi privati, facciamo intervenire. Non aspettiamo che accada la tragedia oppure la situazione di pericolo. Giù su Cantità, di Scorsonello, su Puntura, i cittadini ci hanno fatto presente che ci sono problematiche di velocità, perché magari le macchine sfrecciano. Allora lì noi dobbiamo essere concreti. Oggi chi prende un impegno con i cittadini deve essere concreto, deve puntare intanto alle cose basilari, elementari. Allora interveniamo, mettiamo dei dispositivi di controllo della velocità, pattugliamo le zone, però ci vuole la presenza, perché oggi senza la presenza e senza un dialogo costante con i cittadini, noi non conosciamo le problematiche del territorio, ed è il punto cardine del mio programma, la presenza sul territorio. Ultima domanda: perché i cittadini di Sauga dovrebbero votare lei e scegliere la sua squadra? Dovrebbero votare noi perché noi puntiamo ad un cambiamento costruttivo e un dialogo costante, perché anche il nome del mio progetto politico, Sauga Insieme, nasce proprio da questo, perché noi vogliamo amministrare insieme ai cittadini, confrontandoci costantemente, conoscendo prontamente le esigenze e le situazioni critiche che ci sono sul nostro territorio. Signor Muscolino,
l'invito alla cittadinanza di venire a votare, lo dia. Allora, io invito i miei cittadini a votare il 4 e il 5 ottobre per la lista numero 1, perché saremo un'amministrazione presente e ci impegneremo costantemente per i nostri cittadini. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.